Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi, ci troviamo qui in questo luogo tutto particolare, una terra privilegiata dalla presenza di Maria. Vogliamo aprirle il nostro cuore e presentare a lei ciò che è la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza e anche le nostre richieste. In questa celebrazione eucaristica vogliamo in modo particolare rivolgere al Signore una richiesta secondo le intenzioni di Susanna, ma nel contempo preghiamo anche per il papà di Francesco, Giuseppe. Presentiamo al Signore qui sull'altare Suor Arcangela, che parecchi di voi la conoscono, sanno in quale situazione gravissima di salute si trova. E proprio ieri, sentendo la cugina Suor Paolina, mi diceva che sta offrendo la sua passione, il suo dolore. Lo offre al Signore, lo pone proprio nel cammino del Calvario che in questo tempo ci avviciniamo a vivere. Cerchiamo di esserle vicino e sostenerla con la nostra preghiera, chiedendo al Signore che la sostenga e che sappia veramente compiere la sua volontà, e tanto che soffre moltissimo, e indubbiamente questa sofferenza ha un valore molto benefico nei confronti di tutte quelle persone che lei stava aiutando e seguendo nel clima appunto musulmano, nel clima cristiano della grande guerra avvenuta lì nella zona di Mostar e dintorni. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Assisti e proteggi sempre, Padre buono, questa tua famiglia che ha posto in te ogni speranza, perché liberata dalla corruzione del peccato, resti fedele all'impegno del battesimo e ottenga in premio l'eredità promessa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui. Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerò più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo. Ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiere, tutta la terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla discendenza dopo di te. Sarò il loro Dio.
Disse Dio ad Abramo: da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Parola di Dio. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, e lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Lode e onore a te, Signore Gesù. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: in verità io vi dico, se uno osserva le mie parole, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio. E non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Parola del Signore. Abramo è quell'uomo che partì dalla sua terra senza sapere dove andava. Partì per obbedienza, partì per fedeltà. È quell'uomo che credette alla parola di Dio e per quella fede è stato giustificato. Ma è pure quell'uomo che ha avuto qualche tentazione su questa strada della speranza, come nel momento in cui sia lui che sua moglie hanno fatto quel sorriso alla notizia che avrebbero avuto un figlio da Dio. Ma alla fine credette. Abramo credette, questo filo di speranza corre lungo la storia della salvezza. È fonte di gioia. Ed oggi la Chiesa ci parla della gioia della speranza, che è quella virtù che ci porta avanti, in umiltà, nella semplicità,
a dispetto delle preoccupazioni e ci dà gioia e a volte anche una grande gioia. A volte solo la pace, però non viene mai meno la sicurezza per quella speranza che non delude. Sembra quasi che le letture, la prima lettura in specie di questa giornata, sia in sintonia con tutte le nostre intenzioni di preghiera. Ci siamo proposti proprio di porre al Signore, di chiedere al Signore un grande intervento per questa nostra sorella, perché l'abbiamo davanti a noi in quell'opera meravigliosa di carità, nell'andare a raccogliere tutti coloro che erano stati mutilati dalla guerra, mutilati a livello fisico, ma mutilati anche a livello spirituale, in quanto si sono ritrovati orfani, vedove, vedovi, e anche nella stessa diversità di religioni ognuno veniva accolto a braccia aperte, e nel nome di Cristo veniva dato tutto ciò che era necessario. Ecco, presentiamolo veramente alla Vergine, chiedendo che abbia lei a intercedere presso il Padre. Ovvio, noi chiediamo e ci rimettiamo alla volontà del Padre, come Gesù stesso nell'orto degli ulivi ha chiesto al Padre: se è possibile passi da me questo calice, ma non la mia, la tua volontà. Che abbia veramente a poter seguire la volontà del Padre con quella serenità di cui ci dimostra di momento in momento. In questo luogo santo dove la Santissima Vergine è apparve, preghiamo, fratelli, Dio nostro Padre, perché ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per tutti i credenti, affinché, seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino con una giusta distribuzione dei beni della terra, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Alcuni istanti di preghiera personale, ove vogliamo proprio
offrire al Padre le nostre intenzioni, le nostre preghiere, i nostri desideri, le nostre aspirazioni. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, parola e gloria nel suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Guarda con bontà, o Dio, il sacrificio che ti presentiamo, perché giovi alla nostra conversione e porti la salvezza al mondo intero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa è veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia. Nel nostro itinerario verso la luce pasquale, sulle orme di Cristo, Maestro e modello della umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della Santa Montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'Alleanza, convocato per la tua lode nell'ascolto della tua parola e nella esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Detto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito,
perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo di questa diocesi Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Beati Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria e la Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Pace, bene.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiamo. Padre misericordioso, il pane eucaristico che ci fa tuoi commensali in questo mondo, ci ottenga la perfetta comunione con te nella vita eterna, per Cristo nostro Signore. Sì. Ed ora vi è la benedizione degli oggetti religiosi che voi avrete, che avete con voi. Preghiamo. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché per intercessione della Vergine Gloriosa, Maria e dei Beati Francesco e Giacinto Marto diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso, per Cristo nostro Signore. Ed ora recitiamo la preghiera giubilare di consacrazione. Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore nel cuore immacolato, il rifugio dei peccatori e la via che conduce a te. Unito ai miei fratelli nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome di Cristo, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.